Ciao a tutti amici di Vapers for Passion. Oggi trattiamo un argomento molto importante, ovvero cosa dice la legge italiana in merito a dove si può e dove non si può svapare e delle eventuali sanzioni che ne conseguiscono. Cominciamo dall'inizio. Inizialmente, quando la sigaretta elettronica era poco conosciuta, non c'era alcun genere di regola, quindi si poteva svapare in ogni dove perché appunto non c'erano regolamentazioni a riguardo. Successivamente sono state messe delle regole perché appunto gli utenti iniziavano ad essere un bel po' e quindi era necessario regolamentare il tutto. Iniziamo con le prime regole dove appunto il cartello vietato fumare non ci impedisce assolutamente di utilizzare la nostra sigaretta elettronica e quindi in luoghi pubblici un documento del 2003. Ci diceva che appunto la sigaretta elettronica, non avendo le conseguenze sulla salute che può avere la sigaretta normale, non necessitava delle limitazioni che sono state date al fumo tradizionale. Quindi se vedete il cartello vietato fumare, nella maggior parte dei casi, sottolineo nella maggior parte dei casi, potete utilizzare la vostra sig. Spesso e volentieri nei luoghi pubblici magari sono stati messi dei cartelli dalle persone che dirigono l'eventuale ristorante, centro commerciale e quant'altro che ci impediscono di utilizzare la nostra sigaretta elettronica, però nella maggiore dei casi lo potete fare. I luoghi dove non è concesso utilizzare la vostra sig sono le scuole e i centri di formazione, sia nei luoghi interni che esterni della struttura. Quindi se parliamo del giardino della scuola e voi siete insegnanti, non potete svapare. Nei mezzi di trasporto, quali treni, aerei, autobus, eccetera, eccetera, è assolutamente vietato, e anche nelle strutture sanitarie, quindi ospedali, centri di cura e quant'altro. In quel caso lì, la sanzione, se voi non rispettate la regola, può raggiungere anche 500 euro. Come dicevo prima, nella maggior parte dei luoghi pubblici sarà quindi possibile svapare. Di conseguenza, se noi andiamo al ristorante, se noi andiamo al cinema, eccetera, eccetera, se appunto non ci sono regole e quant'altro della direzione del luogo dove stiamo andando, noi possiamo tranquillamente utilizzare il nostro dispositivo. Naturalmente in quel caso vige il buon senso dell'utilizzatore che non dovrebbe mai mancare, ovvero immaginatevi di essere al cinema a vedere un film con la vostra fidanzata e quello davanti con un bel tubo stack che vi fa dei mega nuvoloni e voi non vedete un bel niente del film. Non credo che sia una cosa piacevole. Quindi bisogna sempre cercare di fare le cose in modo da non ledere l'incolumità degli altri, di non rompere le scatole a nessuno. Altra cosa, vi siete mai chiesti, si può svapare a lavoro? Sì, nella maggior parte dei casi, a meno che il datore di lavoro non metta delle regole nell'azienda o nel luogo di lavoro che ve lo impediscono, non c'è alcuna legge che ve lo impedisce. Però anche lì il datore di lavoro potrebbe mettere nelle regolamentazioni per il semplice fatto che l'oggetto in questione, ovvero la vostra sigaretta elettronica, non deve rischiare di compromettere il vostro lavoro o di crearvi dei problemi per quello che riguarda la sicurezza. Facciamo un esempio: lavoro con delle sostanze chimiche, ho la maschera, se mi tolgo la maschera per svapare, rischio di inalare queste sostanze chimiche e di farmi del male, e dopo magari ne va di mezzo il datore di lavoro. In quel caso lì, sicuramente il vostro datore di lavoro vi impedirà di utilizzare la vostra sigaretta elettronica, sino nei luoghi e negli ambienti idonei. Per quello che riguarda lo svapo alla guida, posso svapare mentre guido? La risposta è sì. Rispetto alla sigaretta tradizionale, che invece non è utilizzabile alla guida, la vostra sig si può tranquillamente utilizzare. Bisogna sempre pensare al fatto che l'agente eventuale che vi potrebbe fermare potrebbe comunque contestarvi il gesto per il semplice fatto che, magari facciamo un esempio, in macchina avete vostra figlia piccola, avete vostra moglie incinta. In quel caso lì, fossi in voi, eviterei di svapare la guida onde evitare eventuali problemi con le forze dell'ordine. Ultima cosa, considerate che in molti centri balneari della nostra nazione sono stati vietati l'utilizzo delle sigarette tradizionali. Di conseguenza, quando andrete in ferie quest'estate, fossi in voi, mi informerei se magari sono state messe delle regole anche per quello che riguarda le sigarette elettroniche, onde evitare di incappare in sanzioni che sicuramente sarebbero molto ma molto più onerose rispetto ai 500 euro canonici della sanzione amministrativa che vi dicevo prima. Detto questo, l'unica cosa che mi viene da aggiungere è siate sempre rispettosi verso il prossimo, considerate che quello che piace a noi non è detto che piace a tutti, e
e quindi, dato che siamo comunque una categoria sempre un po' sott'occhio, cerchiamo di non pestarci i piedi da soli e di fare i bravi. Direi che non ho nulla da aggiungere, sono Miles, ci vediamo al prossimo video. Ciao!